Eccoci ben ritrovati, nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di calcio. Briefing allo stadio Massimino per progettare il nuovo Catania. Il vicepresidente e amministratore delegato del club rossazzurro Vincenzo Grella e il direttore generale Luca Carra hanno incontrato il nuovo allenatore Luca Tabbiani sbarcato a Catania nei giorni scorsi e il preparatore atletico Paolo Bertoncini i vertici della società etnea, dunque, insieme al tecnico, stanno cominciando a programmare la nuova stagione che vedrà il Catania di Ross Pelligra impegnato nel difficile campionato di Serie C. I tifosi, ovviamente, sognano in grande, ovvero un nuovo salto, stavolta in Serie B, dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione, che ha sancito il ritorno degli etnei tra i professionisti. E a proposito di eh, mister Tabbiani, come detto, arrivato nei giorni scorsi a Catania, ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo allenatore rossazzurro ai canali ufficiali del club. E allora risentiamolo. Ho visto gente all'aeroporto, eh, tante richieste di, di foto, e eh, si percepisce appena si arriva la passione che, che hanno i catanesi nei confronti del, del Catania, quindi è un grande orgoglio essere qua. Ne ho avuto più eh, colloqui con, con il direttore perché in questo periodo parlavamo appunto di idee magari da, da poter affrontare oppure di, discutevamo sui ragazzi che, che facevano parte già l'anno scorso della Rosa e quindi domani incontrerò il vicepresidente dopo averlo incontrato tante volte prima di, di trovare diciamo, l'accordo. Quando era a Cremona il Catania ha vinto il campionato di, di Serie B e mi ricordo una partita che perdemmo 4-1 in casa se non sbaglio, c'era tutta la curva ospiti piena dei, dei tifosi del Catania. Quell'anno appunto il Catania vinse il campionato e è un ricordo di, di una squadra all'epoca forte ma soprattutto di una tifoseria che seguiva in massa la squadra. Quindi... I ricordi che ho di Catania sono molto positivi e soprattutto vedendo l'anno scorso tutto il percorso che hanno fatto i tifosi allo stadio e, e la squadra mi fa capire che sono arrivati in una grande piazza e, e sono, ripeto, come ho detto prima, orgoglioso di poterne fare parte. Tutti quelli al quale ho detto vada Catania, vada Catania, la prima risposta è una città bellissima, una città stupenda e quindi sono curioso di, di vederla. Forza Catania! Altra grande scoperta al Parco Archeologico di Segesta che continua a stupire, stavolta è stato rinvenuto un altare eh, di epoca ellenica. Be ellenistica, vediamo il servizio. Nuovo prezioso ritrovamento a Segesta. Seppellito per secoli da pochi centimetri di terra e dalla vegetazione nell'area dell'acropoli sud è tornato alla luce un altare presumibilmente di epoca ellenistica. Questo eccezionale reperto rinvenuto conferma l'inestimabile valore storico e artistico che i siti archeologici rappresentano per il nostro territorio, ha affermato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Testimonianza, ha aggiunto il governatore, di un passato glorioso ancora da scoprire e interpretare. Migliorare la fruizione di questi luoghi significa permettere a turisti e visitatori di vivere esperienze culturali immersive e di godere di un patrimonio unico. Il parco archeologico di Segesta non finisce mai di stupirci, ha invece dichiarato l'assessore regionale ai beni culturali e all'identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato. Gli scavi, ha aggiunto, continuano a riportare alla luce resti sempre diversi che aggiungono nuove prospettive e chiavi di lettura a un sito dove sono stratificate molteplici civiltà e la conferma di un impegno profuso per restituire valore aggiunto a un luogo affascinante, attrazione per i turisti di ogni provenienza geografica. La scoperta è avvenuta nei pressi dell'edificio denominato Casa del Navarca, in una zona finora poco esplorata, nell'ambito del progetto di manutenzione e fruizioni dei fronti di scavo, proprio mentre alcuni operai ripulivano il terreno da sterpaglie e vegetazione spontanea. Entrambi i reperti sono a forma di tronco piramidale in perfetto stato di conservazione e dovrebbero costituire un altare per il culto familiare e un supporto per una scultura o un elemento di finitura. Notizia da Taormina. Nella giornata di ieri, infatti, è stato fatto sgomberare dagli agenti della polizia locale il Palazzo dei Congressi dove... Svolgevano tra l'altro anche le attività del Taormina Film Fest, che ovviamente ha proseguito e prosegue tuttora regolarmente la sua programmazione. Eh, L'iniziativa del comune sembra nasca dal contenzioso sulla gara d'appalto relativa alla gestione dei servizi della struttura che era stata annullata in autotutela dal comune di Taormina. Il segretario comunale ha anche avviato le procedure per le verifiche della vulnerabilità sismica per ottenere la certificazione di agibilità del complesso, quindi del palazzo dei congressi di Taormina. Ed ora la cronaca, partendo da Caronia nel Messinese, parliamo di una truffa all'Unione Europea da oltre 500.000 euro. Per questo è stato denunciato un imprenditore agricolo. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un'approfondita indagine su un'azienda agricola operante nel comune di Caronia per truffa all'Unione Europea. L'azienda ha ottenuto finanziamenti comunitari illeciti per un valore superiore a 530.000 euro. Le fiamme gialle della tenenza di Sant'Agata di Militello, sotto la supervisione della Procura Europea di Palermo, hanno denunciato un imprenditore agricolo. I reati contestati sono truffa aggravata ai danni dello Stato e falso ideologico. Di conseguenza sono stati adottati provvedimenti di sequestro preventivo dei beni con l'intento di confisca per un valore di oltre 260.000 euro, inoltre di 125 titoli di pagamento a GEA per un valore totale di 14.800 euro. Dopo un'approfondita analisi di documenti e registri contabili, i finanzieri hanno scoperto che l'imprenditore agricolo aveva dichiarato di possedere numerosi terreni principalmente nel parco dei Nebrodi. Utilizzava falsi contratti di affitto o comodato rurale con firme di ignari proprietari che non erano a conoscenza del sistema di frode orchestrato dall'indagato. Attraverso questa condotta fraudolenta, l'indagato è riuscito a ingannare l'ente pagatore AGEA ottenendo ingenti finanziamenti comunitari per oltre 530.000 euro, oltre a incrementare ingiustamente le risorse aziendali al punto da accedere indebitamente alla Riserva Nazionale dei Titoli e ottenere ulteriori titoli che ha potuto utilizzare a suo vantaggio negli anni successivi, tenendo conto delle prove raccolte, con l'accortezza di non presumere colpevolezza fino alla sentenza definitiva, su richiesta di un'unica di un'unica in richiesta dei procuratori europei delegati per la Sicilia e la Calabria, il GIP del Tribunale di Patti ha emesso il provvedimento di sequestro preventivo delle somme in debite percepite dall'indagato. Tale provvedimento è stato eseguito di recente dai finanzieri di Sant'Agata di Militello coinvolgendo liquidità e beni immobili che si trovavano in possesso dell'indagato. Ci spostiamo a Paceco, nel Trapanese, dove due giovani sono stati sorpresi dai carabinieri in possesso di 85 kg di cavi di rame che avevano appena rubato. I due giovani ladri, in trasferta tra l'altro, sono stati ovviamente arrestati. I carabinieri della stazione di Paceco e della sezione radiomobile di Trapani hanno arrestato per il reato di furto aggravato due giovani di 21 e 22 anni. I militari dell'arma in servizio perlustrativo notturno per la prevenzione e repressione dei reati predatori hanno sottoposto a controllo un'autovettura che procedeva a forte velocità. A bordo due giovani che alle domande dei carabinieri non riuscivano a spiegare il motivo della loro presenza sul posto, in quanto risultavano residenti uno a Marsala e uno a Salemi. Approfondito il controllo, all'apertura del porta bagagli i militari hanno rinvenuto dei cavi di rame di diversa sezionatura e lunghezza per un peso complessivo di circa 85 kg immediatamente sequestrati. Gli immediati accertamenti eseguiti dai carabinieri hanno permesso di acclarare che quei cavi erano stati poco prima sottratti da una segheria dismessa di Paceco. I presunti ladri in trasferta, dopo il rito direttissimo, sono stati ristretti presso le rispettive abitazioni. Restiamo nel trapanese, in questo caso la notizia arriva da Castellammare del Golfo, dove due donne sono state arrestate dai carabinieri, hanno infatti tentato di rubare all'interno di un'abitazione, ma sono state beccate. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo hanno arrestato per il reato di tentato furto in abitazione e lesioni personali due donne gravate da precedenti di polizia domiciliate a Palermo. I militari dell'arma, impegnati in un servizio perlustrativo per le vie della città, che sempre più si riempie di turisti in questo periodo dell'anno, sono stati allertati per un tentato furto in abitazione. Nello specifico, le due donne, di 24 e 18 anni, si sarebbero introdotte tramite l'effrazione della porta d'ingresso nell'abitazione di una pensionata ultra-novantenne, non in casa al momento dell'irruzione. Mentre le due donne si trovavano ancora all'interno dell'immobile, la figlia della pensionata, che era andata a trovare la madre, si è accorta della porta d'ingresso forzata. Entrando in casa per verificare quanto accaduto, si è trovata di fronte le due malviventi che, per guadagnare la via di fuga, hanno dato una forte spinta alla sopraggiunta, facendola rovinare a terra. Le urla della donna sono state avvertite da alcuni condomini che hanno dato l'allarme. La pattuglia dell'arma ha raggiunto in pochissimo tempo il luogo dell'evento, riuscendo a immobilizzare le due presunti autrici del tentato furto. All'esito dell'udienza di convalida, entrambe sono state sottoposte al divieto di dimora nella regione Sicilia. Parliamo adesso di spaccio di sostanze stupefacenti. La notizia arriva da Catania, dove i carabinieri hanno tratto in arresto un giovanissimo pusher. Si tratta di un tunisino che nascondeva la sostanza da spacciare in un centro di accoglienza. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno effettuato un arresto in flagranza di reato di un giovane di 17 anni di origine tunisina accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le continue operazioni di contrasto allo smercio di droga hanno portato l'attenzione dei militari dell'arma su questo giovane che risultava essere un pusher particolarmente attivo. I carabinieri si sono recati presso la struttura di accoglienza in cui il giovane spacciatore era ospitato, situata nel centro di Catania. Hanno informato il responsabile della necessità di effettuare una perquisizione nella stanza occupata dal diciassettenne insieme ad altri due ospiti. Alla vista dei carabinieri, il ragazzo ha mostrato immediatamente segni inequivocabili di nervosismo, negando categoricamente di possedere sostanze stupefacenti. Tuttavia i militari lo hanno smentito poco dopo quando hanno controllato il suo armadio e lo zaino riposto all'interno, scoprendo tre involucri di hashish per un peso totale di oltre 90 grammi. Il pusher, 17enne, è stato immediatamente condotto al centro di accoglienza di Via Franchetti di Catania a disposizione dell'autorità giudiziaria competente per i minori. Successivamente, l'arresto è stato convalidato e per lui è stata disposta la misura cautelare del collocamento in comunità. Vediamo adesso un bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato nei territori di Modica e Cicli. Siamo quindi nel Ragusano. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio nei comuni di Modica e Scicli, prestando particolare attenzione alle aree urbane e periferiche nonché ai luoghi di aggregazione. Nello specifico il personale del commissariato di pubblica sicurezza di Modica, unitamente alla squadra mobile della Questura di Ragusa, con il supporto dei reparti prevenzione crimine e di unità cinofile di Catania, richiesti dal Questore per un rafforzato e qualificato dispositivo, hanno attuato mirati servizi di controllo del territorio e di polizia giudiziaria. Con accurate perquisizioni personali e locali nell'ottica della prevenzione e repressione dei reati, con particolare riferimento ai reati in materia di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'attività sono stati denunciati in stato di libertà due soggetti: un italiano di 54 anni, residente nel territorio del comune di Scicli, trovato in possesso di hashish e marijuana, sostanze celate in un pacchetto di sigarette, e di sette piantine di marijuana nel casolare di sua proprietà. È un cittadino extracomunitario di 42 anni, residente nel territorio di Modica, trovato in possesso di materiale atto al confezionamento della droga e di 8 grammi e mezzo di cocaina già suddivisa in 17 dosi occultate in un ombrello nascosto nel balcone di casa, sostanza stupefacente che non è sfuggita al fiuto del cane Maui. Nell'ambito dei suddetti servizi di controllo del territorio, posti in essere anche mediante le volanti e le motovolanti del commissariato di polizia, gli agenti hanno controllato 296 persone e 153 autovetture, contestato 8 infrazioni al codice della strada ed effettuato due sequestri amministrativi ai sensi della normativa vigente in materia di stupefacenti a carico di due soggetti extracomunitari per detenzione di hashish e marijuana nel centro storico di Modica. Tale attività di controllo del territorio si inserisce nel contesto delle tematiche affrontate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura con pianificazione dei servizi attuati dal Questore della Provincia di Ragusa con apposita ordinanza. Ci fermiamo qui, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia.